Ragazze, allora eccomi qui con un nuovo video haul, un brevissimo video haul per mostrarvi un po' altri acquistini che ho fatto con gli ultimi saldi. Ho acquistato delle cosine, non tantissime, e comunque mi andava di mostrarvele. Inizio subito con una cosa che non è inerente ai saldi, ma che mi aveva detto Giovanna, e sono contenta di aver trovato anch'io il bagnoschiuma Vidal, questo qui. Bagnoschiuma dermoattivo antiossidante con bacche di goji. Questo qui senza coloranti, alcol, parabeni, sapone e siliconi. Qui c'è scritto bio, bacche di goji bio, biologiche. È un mezzo litro, quindi 500 ml, l'ho pagato 1,20 euro. Per le ragazze di Napoli che sono interessate a questo prodotto, potete trovarlo a Montesanto scendendo in un negozietto che vende tutto a 50 centesimi, 1 euro. E sono curiosissima di provarlo, il profumo è davvero molto molto gradevole e appunto le bacche di goji sono molto famose come antiossidante, fanno bene alla pelle ed io le compro spesso, le metto all'interno dello yogurt come spuntino e sono davvero molto buone. Vedo che ultimamente stanno andando molto queste bacche di goji ed infatti hanno fatto anche questo bagnoschiuma. Chiusa questa piccola parentesi, ora vado a mostrarvi gli altri acquistini che ho fatto con i saldi. Io sono alla continua ricerca e Giovanna lo sa perché ci siamo viste io e Giovanna e con noi c'era anche Matilde. Vi mando un enorme bacio e sono sempre felicissima di fare un giro di shopping con voi. E comunque sapevano che volevo o un costume rosso o un costume giallo, ma fino ad ora non ho trovato dei costumi che soddisfino in pieno le mie esigenze. Ma comunque ho trovato questo qui dai cinesi giù casa mia. Ho preso questo qui che è di questo bel color corallo acceso. Dalla telecamera sembra ancora più fluo. Comunque questo qui con le coppette imbottite che ha questa la fascia che si intreccia, molto molto carino ed ha queste borchiettine tono su tono sul reggiseno appunto, si allaccia con i laccetti, molto molto semplice e lo slip è semplicissimo. Anche questo qui con i laccetti. E questo qui l'ho pagato solo 6 euro, carinissimo e addosso è davvero carino. Poi siamo andate da OVS insieme con Giovanna e Matilde ed abbiamo trovato gli accessori al 70%, davvero accessori carinissimi e quindi ne ho approfittato perché i prezzi erano davvero convenienti ed ho preso questi 3 paia di orecchini per invece di 3,99 euro li ho pagati solo 1,20 euro. E sono questi qui, delle perline rosa cipria semplicissime, delle roselline rosa cipria e questi brillantini sempre su questo rosa cipria antico, molto molto carini, 3 paia di orecchini per 1,20 euro, il marchio è Cléo Bijoux, molto molto carini. E poi ho trovato due collane carinissime, sapete che io sono in fissa per le collane e un'altra fissa sono le gonne a fascia e ne vedrete un'altra dopo. Comunque una collana carinissima che ho preso e è piaciuta anche a Matilde, l'ha presa anche lei. Questa qui semplicissima intrecciata con il marroncino e la catena oro. Questa qui costava 7,99 euro, c'è scritto nickel free. E cadmium free. Comunque questa collana qui invece di 7,99 l'ho pagata 2,50 euro e c'è anche in verde. E questi colori che ho preso, diciamo, li vedo più adatti per l'autunno-inverno sui maglioni, sulle maglie. Invece le altre fluo comunque sono più adatte all'estate. Comunque le ho volute prendere perché non ne avevo di questi colori. E poi l'altra collana che ho preso è questa qui che mi è piaciuta tantissimo sui toni del verde, questo verde scuro bottiglia, troppo troppo carina, vedete? Viene in questo modo. Vi faccio vedere indossata come viene, vedete? Se riesco a centrarla, comunque viene davvero molto molto carina su un outfit semplice, molto bella, lo riempie molto. E questa qui costava 9,99 euro e l'ho pagata 3 euro. Carinissima anche questa qui, sempre con la catena in oro.
Poi, passando all'abbigliamento, sono passata da Alcott a fare un secondo giro ed ho trovato questo pantaloncino che mi è piaciuto tantissimo e ho deciso di prenderlo. Questo pantaloncino beige, di questo tessuto, non so spiegarvi, comunque leggerino, molto carino, che scende abbastanza largo, è stretto in vita e poi è largo giù, si può mettere anche a vita alta. E ha la cerniera nei lati ed ha questo gancetto che si chiude in questo modo. Carinissimo indossato e l'ho voluto prendere per 5,99 € con uno sconto del 40%, quindi inizialmente costava 10 €. Carinissimo, con una canotta semplice, mi piace come outfit. Poi sono passata da Telly Whale di nuovo e per la mia fissa delle gonne a fascia ne ho trovata una carinissima, mi è piaciuta tanto e per 4 euro, 3,95 € ho voluto prenderla ed è questa qui in questo colore con questa fantasia geometrica e nera, bianca ed ha questi dettagli in questo rosa fluo troppo troppo carini. E questa me la sono immaginata non con un semplice top bianco o nero, ma ho voluto azzardare e prendere una fascia di questo rosa fluo che secondo me, non so se riesco a farvi vedere, si abbina perfettamente alla gonna. Quindi come outfit è davvero carinissimo. Ho visto sempre da Telly Whale, ma non c'era un top che si avvicinasse a questo colore. C'erano in vari rosa, più confetto, shocking, salmone, corallo, ma non era molto molto simile. Ed ho trovato questa qui da Jennifer per soli invece di 4,99 l'ho pagata solo 3 euro ed è questa fascia stretta molto molto semplice. Queste sono le spalline per appenderla alla gruccia, quindi è semplicissimo e comunque ci voleva tinta unita perché la gonna già è a fantasia. È comunque molto carina indossata con quella gonna a vita alta, è davvero un bel abbinamento secondo me. E tutto il completo gonna e fascia mi è venuto a costare 7 euro, quindi un affare davvero. E niente ragazze, quindi questi erano i miei ultimi acquisti con i saldi. Fatemi sapere se anche voi ne avete approfittato, cosa avete acquistato. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Io vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!